L'anno scorso probabilmente sono venuto in un periodo difficile, è stato difficile anche per me ambientarmi. Quest'anno ho cominciato alla grande, abbiamo una squadra valida, l'ho dimostrato in queste prime 3 partite, anche a Genoa con la Sampdoria la prima ora siamo stati ottimi. Quindi siamo contenti, abbiamo fatto una bella vittoria su un campo difficile come questo qua di Firenze. Speriamo di continuare su questo andamento. Beh, per la Lazio è veramente camaleontica, può giocare a difesa a 3, a 4, ormai siete troppo esperti. No, diciamo dai, al di là del modulo che si può impostare, quando c'è il campo mettiamo questa voglia, questa determinazione, possiamo giocare a 3, a 4, a 5, che non cambia niente. L'importante, come ho detto prima, è lo spirito e queste ultime partite, anche la prima, abbiamo dimostrato che quest'anno ci siamo. È ovvio che le scelte toccano all'allenatore, però noi dagli spalti vediamo una difesa a 4 più equilibrata rispetto a quel 3-5-2, insomma quella difesa a 3 che comunque era molto vicina ad essere una difesa a 5. No, per dire, vabbè, anche a Genova non è dispiaciuto anche con la difesa 3, i primi 60 minuti con la Sampdoria. Ma come detto prima, quando corriamo tutti, difendiamo tutti, attacchiamo tutti, siamo una squadra compatta, come detto prima non c'è modulo, qualsiasi che metti in campo, la squadra quando è così, in serata così, non c'è niente per nessuno. Ultimissima, quanto può crescere Hernanes ancora? Ma Hernanes, facciamo calcolo, è un giocatore. Già è entrato a far parte del nostro gruppo, sembra una vita che è qua, dobbiamo dargli ancora il tempo di ambientarsi, questo sicuramente diventerà un gran giocatore. Comunque siamo contenti di quello che sta facendo molto bene, si è inserito bene, quindi ci darà una grossa mano. Vincere a Firenze non è mai semplice, quando si vince qui i tifosi sognano, ma cosa può ambire questa Lazio? L'Europa, la Champions? No, io andrei coi piedi per terra, siamo solo alla terza giornata e viviamo partita dopo partita, adesso ci aspetta una sfida importante mercoledì col Milan e vediamo cosa possiamo fare. Cerchiamo di guardare non troppo in là, ma come detto prima, partita per partita. Rocco Ibrahimovic. Più che tutto, solo Ibrahimovic mi preoccupa tutto il Milan, viene da una sconfitta col Cesena, adesso gioca stasera e il Milan quando è in serata è difficile per tutti.